isolati dal nostro corpo. Ridete adesso, ridete, ridete tutti, perché già siete guariti solo con l'informazione psicologica che vi sto dando. Bene. Allora, aspettavo un'altra risposta, se è possibile, di un'altra sorella. Vediamo se l'ha capito. Beringioma, e lo scrivo. Adriano Xavier Meringione. Gloria a Dio. Vediamo. Allora, Antonella dice: abbiamo litigato. Lo mandavo sempre via di casa perché era gelosa. Hai visto, Jeff? Hai visto, Jeff? Vai avanti, se possibile, scrivi ancora prima di mandare la persona che stai parlando, Antonia, prima di mandarla, cosa è successo? C'è stato un tradimento? Ti tradiva? Scrivi tutto, non devi essere senza vergogna perché stasera tu sarai un'altra persona. Una nuova identità, hai capito? Anche che dovresti dire qualcosa che ti vergogneresti, davanti a Dio non ti devi vergognare, perché Lui ti perdona, subito, scrivi tutto. Inizia precedentemente cosa è successo, perché lo mandavi, perché avete litigato, c'è un motivo, ti ha tradito, ha fatto qualcosa che... Tu sei stata proprio stufa, piena, arrabbiata, dillo, perché ti darò la soluzione al tuo problema. Ricordati che ti darò la soluzione, non ti vergognare. Peccato che hai pochi amici e pochi mi segui, se no ti facevo salire qui, a 10 minuti avevamo finito, eri nuova di zecca. Vai, adesso scrivi. E mentre scrivi ciò che dici, devi piangere, Gioia. Mentre scrivi, piangi e mentre scrivi fai così, con la mano così, e li butti ai piedi di Gesù. Tutto quello che tu scrivi, passo passo, fai così, con la mano destra, se mi vede all'incontrario è perché la webcam mette tutto all'incontrario. Allora, questa è la mano destra. Su questo lato devi salire la mano destra e fai così, perché se sale la sinistra non vai più nella camera dei peccati, vai in un'altra parte e non trovi niente là. Allora vai qua, la destra, e qui c'è il cervello, cervelletto e l'ipitolamo. Sotto il cervello, cervelletto e l'ipitolamo c'è la stanza dei peccati, delle collere, quello che hai mandato il tuo compagno, non so se è tuo compagno, tuo marito, spiegalo se è tuo marito, così mi saprò regolare meglio. E fai così, prendi, immagina che stai prendendo un mucchio di peccati e li butta ai piedi di Gesù e dillo: Signore, perdonami. E butta ai suoi piedi e ti butta tutti questi peccati. Vedi che fai un poco, ti alleggerisce tutta la confusione. Hai capito? Vai, vai. Allora, Crocetta Graziano 8, buonasera Angelo. Buonasera Graziana. Crocetta Graziano 8, buonasera Angelo. Una preghiera per di guarigione per mia
sorella Maria, chiede questa grazia a Dio. Amen. Subito, sorella. Dimmi se tua sorella Maria è vicina a te. Scrivilo. Se è vicina a te, si deve mettere un cuscino sotto i ginocchi, mettersi in ginocchio, chiudere gli occhi, immaginare Gesù davanti a lei e fare quello che sta facendo questa sorella. Chiedere perdono a Gesù. E mentre lei è in ginocchio che sta pregando, se è vicino a te, se non è vicino a te, dimmi dov'è, perché mi devo regolare come devo parlare. Sarebbe bello che ognuno chiedesse le preghiere per se stesse. Tanto a fare un profilo non ci vuole niente, anche che è nuovo, uguale. Anche che avete i profili nuovi, a una settimana o due potete salire qua se date amicizia a tutti quelli che vedete, perché come apre TikTok già vi manda un sacco di amici per seguirli e poi li andate a cercare voi. Cerca amici nuovi e li seguite a tutti. Entrate nei loro profili e ci mettete mi piace a tutti. Loro sono comprensivi che vedono tutti questi mi piace e vi danno mi piace anche a voi e vi seguiranno. Così si fa per avere subito 1000 amici e 1000 mi piace. Avete capito? Ecco. Allora, già ti scrivo, Crocetta, che così faccio una carrellata di preghiere per tutti, perché sennò non ce la faccio. Allora, Crocetta Grazianotto. Preghiera per sua sorella. Maria chiede questa grazia. Allora, se hai scritto qualcosa, se tua sorella è vicina a te, allora Universo Edita, salve bonum vesperum, gloria a Dio. Non so cosa vuol dire queste parole, non posso neanche rispondere. Se mi scrivi in italiano, per favore, posso rispondere. Intanto ti dico salve, perché questo l'ho capito, salve e un saluto. Ok, scrivi di nuovo il messaggio più definitivo. Antonietta scrive amen. Sandra Verdella, ciao, come stai? Ciao Sandra Verdella, io sto bene, grazie a Dio. Spero che anche tu stai bene e siamo a cavallo. Gloria a Dio, alleluia. Sorridete, quando dico qualche battuta sorridete, perché scaricate il 5% senza che me ne accorgete e starete allegri e le malattie scaricano come niente fosse. Se ne vanno, fuggono le malattie. Più ridete, più le malattie fuggono. Fate una prova e vedete come stasera ve ne andrete leggere, leggere. Gloria a Dio. Anna Rosa Buch, Kalush, Sum, Gerusalemme. Gloria a Dio. Carmi, Dio ti benedica. Ti sto invitando, Carmen, se Iari 09 manda una rosa, grazie, Iaro, Dio ti benedica.
Ancora un'altra rosa, Dio ti benedica. Fabio ti sto invitando, Iaro ti sto invitando, Donatella ti sto invitando. Gloria a Dio. Fabio forse non sei disponibile, forse. Gloria a Dio. Alleluia. Mandate l'invito che vi sto invitando. Iaro ti sto invitando. Nella webcam, se vuoi puoi salire. Gloria a tuo nome, Signore. Alleluia. Allora. Ornella Salerno dice, caro Angelo, vorrei parlare in privato. E lo posso pagare tutte le visite che io credo in lei e in etica. Perfetto, se tu puoi pagare stasera quando tolgo la live, stai fin qua prima che chiudiamo. Ti chiamerò direttamente in WhatsApp, aggiungimi in WhatsApp, vai nel mio profilo e c'è il numero di telefono nel mio profilo. Lo troverai benissimo in tutti i profili, in alto c'è il numero di telefono e sotto questo testo c'è un gruppo dove io raggruppo tutti gli ammalati e quelli che hanno bisogno. Poi sotto questo foglio di gruppo c'è un altro gruppo tutto complessivo con tutti i miei assistenti, che mentre spiegate i vostri problemi loro pregheranno. In privato, tranquilli, non, nessuno sa chi siete, solo pregheranno per il vostro bisogno che mettete, perché già vi troverò più leggeri e finiremo prima e pagherete di meno. Gloria a Dio, alleluia. Allora, ti segno Ornella Salerno per stasera e così ecco. Nel frattempo io adesso faccio una preghiera anche per te, che così già ti sentirai più leggera, tranquilla. Se è questione complessiva della famiglia, fai un altro messaggio sotto e lo scrivi, se è solo per te, così mi eviti tante energie di far uscire. Se è per tutta la famiglia, pregherò per tutta la famiglia, scrivilo, va bene? Che io fra poco leggerò il messaggio, Ornella Salerno. Così prego anche adesso. Alleluia, gloria a te Signore, gloria a tuo nome. Antonietta, amen. Paolo, gloria a Dio. Raffaella, Cares, come si guarisce dalla droga? È così semplice che tu non lo sai. È così semplice che tu non lo sai. Molto semplice. Queste cose le faccio in privato. Ti dico l'inizio, ma non la fine. Porto le persone indietro nel tempo. Qualche mese prima oppure qualche anno prima,
che qualcuno le avesse avvicinate alla droga. Invece fargli prendere quella strada che hanno fatto, faccio un piccolo deviazione, faccio prendere un'altra strada e dimenticare la strada che hanno fatto. Questo è l'inizio, ma non la fine. Stop. Solo che in privato mi faccio pagare con l'offerta. Chi vuole un privato di guarigione prima deve fare l'offerta, la può fare nella banca, che c'è il link della banca mia in Germania, oppure in PayPal digitando, cercando la mia email. Prima si fa un profilo PayPal che è gratuito, poi cerca la mia email angelopicone362@gmail.com. Cerca questa email e mi trova già agganciato al suo punto di pagamento. Versa da PayPal verso il mio conto quello che desidera versare. Ripeto che questo è l'inizio per i drogati, questo versamento, perché ce ne vogliono tante di queste cose per i drogati. Sia ben chiaro che non restate delusi la prima volta che faremo questo. Sia chiaro, da adesso. Bene, andiamo avanti. Gloria a Dio. Angelo, Brescia, litigio forte con tuo marito, oppure con chi? Tuo compagno specifico. Ah, sotto specificato, con mio fratello, scusa, non l'ho visto. E a che punto siete arrivati? C'è stata una rottura che non vi parlate mai più e ne soffri, hai avuto un problema enorme che stai male, specificalo. Perché qui vengono i traumi psicologici, la notte non si dorme più con queste cose. Specificalo, gioia del mio cuore. E mia cognata, e già sono due. Vai avanti, vai, specifica. Allora già ti scrivo che già faccio la preghiera tutti insieme. Allora, Raffaele Cores. Litigio forte con il fratello e la cognata. Allora, siamo all'inizio di questo. Ora mi deve raccontare che cosa ha portato questo litigio forte, globale. Non c'è bisogno che vai nei,
nei puntini, 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 puntini. Fai un globale, cosa è successo? Scrivilo. Antonietta dice: pensavo che mi tradiva perché me non mi cercava, ma mo mio marito, 35 anni di matrimonio. Allora tu pensavi, ma devi dirmi se poi è la verità oppure no, perché se non è la verità nasce un problema enorme. Vai avanti, scrivi. Allora. Gloria a Dio. Vai avanti, sorella, vai avanti. Donatella Birba dice: ma perché, Angelo, ci sono queste regole che per queste cose importanti non dovrebbero centrare i follower? Allora, sorella Donatella, se ti rivolgi perché loro stanno scrivendo queste cose e tutti ascoltano e tutti sentono e tutti registrano, è perché è una regola, perché chi butta fuori questo materiale stasera stessa è guarita. Hai capito, Donatella? Mentre la persona butta questo materiale fuori, automaticamente tutto ciò che è dentro esce fuori e guarisce. Ti basta questo, Antonatella, Birba? Dimmi se ti basta. Se è questo che ti sei rivolto, se è un altro messaggio, scrivilo più meglio, perché io ho capito questo. Se ti rivolgi a un altro messaggio di quello che ho detto io, riscrivo di nuovo e dice: Angelo, io veramente avevo scritto per un'altra cosa, perché io capisco questo, ma perché, Angelo, ci sono queste regole per queste cose importanti, non dovrebbero centrare i follower. Allora, se ti rivolgi ad altre cose, scrivilo, ok? Perché il messaggio da pensare altre cose. Allora, Raffaella Romeo dice: pace, non sento più la presenza del Signore. E stasera la sentirai, sorella Raffaella Romeo.
Romeo, ti scrivo nella preghiera. Ho problemi di salute uno dopo l'altro, non ne posso più. Dimmi, adesso io ti scrivo intanto. Nel frattempo che ti scrivo nella preghiera, fatti un giro nella casa, tu adesso, con il telefono in mano. Fatti un giro nella casa, guarda se ci sono ritratti di santi, se ci sono crocifissi a muro, se ci sono rosari che si tengono in mano quando pregate, se ci sono amuleti fatti da maghi. Guarda un po' intanto questo. Tutto quello che non è scritto nella Bibbia, che dice, la Bibbia dice chi si mette nelle mani di questi idoli diventa maledetto, dice così la Bibbia. Dio dice nella Bibbia: non vi fate nessuna immagine di me sulla terra, ma amatemi in spirito. E invece l'uomo si fa il crocifisso di Gesù, tanto che se lo fa, che se lo mette nella catenella a collo, già si attacca la condanna a morte in malattia, lui o lei con tutta la famiglia. Quando entra dentro la chiesa si mette la mano nell'acqua santa, che dicono che è acqua santa, si fa il segno della croce e bacia i santi uno appresso all'altro. Si ci mette in ginocchio e già li saluta e ci fa devozione. Già è maledetta quella persona. E una donna o un uomo già maledetta. Non vi prostrate a nessun idolo, dice la parola di Dio. Chiunque lo farà è abominio. Abominio vuol dire maledetto. Maledetta, avete capito? Allora, fatti un giro in casa tutto quello che hai e quello che hai fatto quando sei andato in chiesa. Che religione sei? Scrivilo. E poi ti dico già le altre cose. Raffaella Romeo. Hai ragione che non ne puoi più, sei esausta, dimmi se hai dolore in testa continua che diventa insopportabile certe volte, scrivilo pure, dopo che ti fai il giro in casa e tutto quello che c'hai lo devi scrivere tutto. Fabio dice: Angelo, buonasera. Ti ho chiamato in WhatsApp, volevo fare una live cam anche qui insieme tutti, e tu dirigevi con la musica in WhatsApp, ma ho visto che ero occupato, ho chiuso. Allora, ti sto aggiungendo anche a Donatella, la sto aggiungendo pure. Se vuoi salire, puoi salire, Fabio. Vedo che o non funziona la live per salire, io ti sto invitando. Allora, Donatella Birba manda tante emocone, non lo so quello che ci avevo detto. Così, Angelo,
l'hai detto. Ah, non c'è tanto motivo, però l'hai capito perché faccio queste domande e faccio parlare così perché guariscono così. Mentre parlano, buttano fuori il materiale e guariscono. Allora, Fabio, sono qua. Ok. Io ti ho mandato l'invito, non so, forse non funziona la live. Ah, Antonella De Ciangelo Fabio è qui e l'ho invitato. Speriamo che possa salire. Ho invitato anche te, tu non puoi salire, mi rifiuta. La pantera di Blero, ti sto invitando. Vabbè, si vede che non funziona la live perché tante volte vi ho invitato. Sto invitando anche Accettina Piromeli, a Fabio. Non funziona sicuramente, dai. Non facciamoci caso perché non funziona, se no a quest'ora sareste voi qua. Allora, buonasera Cettina, Dio ti benedica. Allora, Fabio dice, Angelo, io mercoledì mattina sono ad Erba a fare la risonanza magnetica per quel maledetto tumore. Sì, ma ci deve andare, è obbligatorio, però se ti sei bevuto l'acqua bollita, trovi differenza, ma non tanta perché tu hai cominciato quando hai voluto tu a berla, però non so se hai continuato oppure magari non avevi tempo, come mi spiegavi. Questi sono i tuoi problemi, Fabio. Speriamo che quel poco di acqua bollita che ti sei bevuta abbia potuto neutralizzare un pochettino il tumore. Sarebbe bello che tu la bevevi sempre, sempre, sempre. Adesso quando te ne vai a fare questo controllo, anche che entri dentro un bar, ci dici per favore mi può bollire una bottiglia d'acqua, ti porti un Temesi e te la metti nel Temesi e così te la bevi sempre calda. Perché guarda che l'acqua bollita va a fare un aloe tutt'attorno di protezione e il tumore non reagisce più con il corpo. Ve lo spiego ogni sera. Si vede che qualcuno ancora non lo vuole capire. Comunque, speriamo che quel poco di acqua che ti sei bevuto abbia fatto qualche piccolo aloe attorno al tumore ed è neutralizzato da qualche percentuale. Tu continui sempre a bere l'acqua bollita e ciò che ti dicono di questa risonanza, non avere timore, perché tumore morirà, morirà, stordirà. Questo te lo garantisco al 100%. Qualunque cosa ti dicono, non ti abbattere, perché a un mese o due tu sarai guarito completamente. Ma devi bere sempre l'acqua bollita a vita. Perché anche che ti operano dopo, il dottore, non è finita. Se tu, oppure altri che hanno tumori, febbroni, non bevono sempre quest'acqua bollita, i tumori scattano di nuovo. Dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, 3 mesi, 1 anno, 2, scattano di nuovo altre bocche tumorali. E succede che bevendo quest'acqua loro non hanno nutrimento e muoiono subito. Quando escono queste bocche tumorali, a un giorno o due, non avendo cibo, muoiono come i bambini quando nascono e la mamma non ci dà da mangiare. Muoiono denutriti. E così muoiono e non c'è bisogno neanche di operazione per queste bocche che scattano, perché è come una pelle finissima che esce fuori e gli anticorpi stessi che l'angelo manderà a pulire questi boccucci
che li fa scrollare dal punto dove escono. Non c'è bisogno neanche di operazione più. Ma state attenti, io vi sto avvisando, non fate come Fabio, che adesso non c'ho tempo, domani la faccio, settimana entrante vado a quella parte e non la posso fare, non ho tempo, vediamo, non fate così. E se andate e vi invitano a casa qualcuno a mangiare, bollite l'acqua a casa e ve la portate sotto l'ascella così e vi presentate nell'invito con la bottiglia e non avete vergogna, se no altrimenti quando arrivate dove siete ospitati dice io devo bere acqua bollita, me la fate e ve la fanno e non dovete avere vergogna perché rischiate molto. Perché un mese che bevete l'acqua bollita e un giorno solo, bevete l'acqua normale, senza bollita, è come quando 3 mesi non piove sulla terra e tutta l'erba muore, secca e gialla, addirittura si crepa la terra e le radici muoiono. Eppure una sera o un giorno piove e l'indomani cominciano a germogliare l'erbetta. Quelli sono i tumoretti. Avete capito? Invece il tumore che ancora non è stato operato per un giorno solo e avete fatto 3 mesi, 4 mesi a bere l'acqua e un giorno solo perdete tutti quei 4 mesi perché il tumore si sveglia di nuovo, perché ci arriva il cibo, ci arrivano le cellule dell'acqua che lui preferisce. State attenti. Gloria a Dio, alleluia. Fabio dice c'è lo tra il pancreas e il duodeno, puoi fare una preghiera per me? Certo che la faccio, Fabio, io prego sempre per te, gioia del mio cuore, adesso la faccio. Allora, Fabio, il guerriero, per il tumore. Tra il pancreas e il duodeno. Gloria a Dio. Perfetto. Allora, quando leggo quelle di sotto, sto facendo tutta un'unica preghiera. Fratello, coraggio, tranquillo. Ornella scrive, la preghiera è solo per me, grazie, oh Dio. I miei figli sono donne inno ereditate di ringrazio. Perfetto, la preghiera è solo per te, Ornella. Preghiera per Ornella. Sola. Gloria a Dio. Ti ringrazio che hai risposto.
Gloria a Dio, gloria a Gesù, alleluia. Vedete come sono sincere le persone, così io vado presto e mando più energia. Raffaella Romeo dice: fratello, scusa se mi permetto, ma Gesù dice nella sua parola: gratuitam avete avuto, gratuita date. Raffaella Romeo, io gratuito dono. Questo che sto chiedendo l'offerta, io sono più di 3 anni che curo in internet come sto curando adesso, mai mi sono preso neanche un centesimo e ancora fino a oggi non ho preso neanche un centesimo. Adesso sto mettendo questa offerta perché devo comprare due carrozzoni, vagoni automobilistici, che ci sono due stanze e un gabinetto, sono due, e ognuno costa 9.000 euro. Io non ce l'ho 9.000 euro. Questi due vagoni servono per mettere quattro famiglie a dormire la notte quando sono qua, per essere visitate e guarite, se c'è bisogno più di un giorno o due, dipende il tipo di male che hanno, per non farci pagare l'affitto dell'hotel. Loro non pagheranno niente quando verranno qua, niente, saranno visitate e non gli sarà chiesto niente se non hanno niente. Se hanno qualcosa e vogliono lasciare un'offerta, con tutto il piacere, e ti ho detto il motivo che chiedo l'offerta. Se sto sbagliando, dimmelo sotto, scrivilo, Raffaella Romeo, dici, fratello Angelo, stai sbagliando, sei un egoista, Dio guarisce gratuitamente, tu non devi prendere neanche una lira. E io faccio così, non chiedo più niente quando vengono qua. Ci dico: prima andate a dormire nell'hotel, prenotatevi le stanze all'hotel e fate da mangiare e anche dormire. Domani venite qua, facciamo appuntamento, se finiamo ve ne andate, se non finiamo vi ritornate di nuovo all'hotel. Ogni persona si paga 70 euro, 80 euro, anche 90 euro, certe parti anche 100 euro a persona solo la notte. E tutto il giorno sono buttati in mezzo alla strada, solo la notte. Poi se ne devono andare a mangiare al ristorante per i fatti suoi, hanno bisogno di altri soldi. Invece io ci do da mangiare e dormire gratuitamente, perché sto prevedendo questo. Sorella, devi farmi favore, devi rispondere sotto se sto peccando, sto agendo male, se no altrimenti sei fuori. Mentre che io scendo, mentre io scendo e non trovo la tua risposta, ti butterò fuori, Raffaella Romeo, perché hai usato questa domanda. E io tutta la sera che dico queste cose. Ok? Devi dirmi se faccio male o faccio bene, e nel frattempo sei scusato. Gloria a Dio. Aspetta che ti segno, perché ti devo buttare fuori se non rispondi. Meglio che rispondi, se no sarai buttata fuori e non potrai entrare più qua. Ti devi fare un altro profilo per entrare. Allora, al prossimo. Gloria a Dio.
Allora, questa forse l'hai scritto subito dopo la prima domanda. Io ti ho risposto perché. Per questo tu parli di essere pagato per delle preghiere. Le preghiere io le sto facendo gratuitamente qua. Non mi sto facendo pagare per le preghiere. Adesso io sto pregando per tutti e se resti ancora qua, che mi chiedi scusa, pregherò anche per te, gratuitamente. Ti ho spiegato perché chiedo l'offerta. La chiedo per comprare questi due vagoni. È inutile che ripeto sempre la stessa cosa, te l'ho detto, dai. Chiedi scusa se no sei fuori. Antonietta Londino dice: io non l'ho visto, ma aspettavo. Gloria a Dio. Sì. Vai avanti, sorella, vai avanti. Allora, Antonietta Londino. Non l'ha visto.